ragazzi, io sono Jesus e oggi ci vedete con Mega Master Force 2 Zekri X Ninja. Ok, è Zekri comunque, io sbaglio sempre. Il cibo dovrà essere qui dentro. Ok, entriamo. Ah! Che succede, Bud? Bud, non urlare! Così si accorgeranno che veniamo dalla campagna. Perché uno che urla dovrebbe venire dalla campagna? È scomparso! Eh? Il mio biglietto! In che senso scomparso? Ce l'avevo in tasca fino... Ce l'avevo qui in tasca appena un minuto fa! Deve averlo perso da qualche parte! È una disgrazia, una vera disgrazia! Senza il biglietto! Non potrò mangiare popcorn! Il problema non sono i popcorn! Cosa posso fare? Non sarà facile trovarlo in un posto così grande! Già! Io aspetterò qui! Cosa? Voi potete andare senza di me! Sono arrivato in ritardo e ho perso il biglietto! Combino solo guai! Bud, non dire così! Andate pure a divertirvi senza di me. Sarà meglio per tutti. Oh, Bud, cosa dobbiamo fare con te? Ci causi un mucchio di problemi? E spesso. Ecco perché le tue pagine non migliorano. Press! Non essere così dura. No, ha ragione. Ecco perché dovresti lasciarmi qui. Bud! È per questo che mi chiedo cosa fare con te. Perché non posso semplicemente ignorarti. Siamo amici. E anche brother. Non importa se il film è bellissimo. Se non ci sei tu, non vale la pena vederlo. Press, grazie. La Press ha ragione, dobbiamo stare uniti. Forse ci perderemo sull'inizio del film. Non è una grande tragedia. Ci divideremo e cercheremo il biglietto. Ragazzi, grazie mille. Siete i migliori amici che si possono desiderare. Ok, però adesso cerchiamo il biglietto, va. Ah, bastava parlare con il tizio? Laggiù c'è qualcosa. Il biglietto di Bud è finito lì. Oh, il biglietto di Bud. Il vento deve averlo portato fin laggiù. Ma come facciamo a prenderlo? Ehi, ragazzo, ricordi quell'affare volante che abbiamo visto prima? Oh, giusto, lo skyboard. Perché non ne usi uno per volare fin laggiù? Ma non ho più uno skyboard. Hai ragione. Beh, facciamo così. Guardati in giro e cerca qualcuno con uno skyboard. E poi rubalo! Oh no, non ci penso proprio, Mega! Però usare uno skateboard per arrivare fino laggiù è un'ottima idea. Cercherò qualcuno che ce l'abbia e me lo farò prestare. Da quando in qua Mega si è convertito a essere ladro, tipo. Cosa vuoi? Ecco, vuoi in prestito il mio skateboard? Non saprei, ragazzo. Ti prego! È molto costoso, ma posso prestarlo il primo che capita. Ah, ok. Un momento. Idea. Stavi a sentire, ragazzo, te lo presterò in cambio di un favore. Quale favore? C'è una ragazza con cui vorrei uscire da parecchio tempo. È un vero schianto, te l'assicuro. Ha avuto un incidente? No, significa che è bella da non crederci. Anche questa me la segno. Ma non riesco a fare colpo su di lei. Devo sapere che tipo di ragazzi le piacciono. E qui entri in gioco tu. Io? A un ragazzino della regina come te lo dirà di sicuro. Ma non saprei come chiederlo. Non hai mai provato a rimocchiare una ragazza? Tranquillo, ti insegnerò io a parlare con le belle pupe. Ecco, tutto qui. Sei impazzito! All'inizio è normale essere timidi. Oh, pare si sia allontanato mentre stavamo parlando. Devi trovarla. Buona fortuna, ragazzo. Non voglio neanche sapere cosa mi avrà detto. Comunque, se non sbaglio, è la ragazza di prima. Ah, è lei, sì, infatti. Posso aiutarti? Credo sia la ragazza che stavo cercando. Ah, non sono tagliato per queste cose. Uso una frase che ti ha insegnato quel tipo. Potrebbe funzionare. No, non ci riesco. Muoviti. D'accordo. Ispira. Espira. Scusa, che tipo di ragazze ti piacciono? Ispira. Espira. Ispira. Espira. Ok, abbiamo capito. Mi stai ignorando. All'improvviso mi sento un po' stupido. Perché? Perché ci siamo resi ancora prima di iniziare a combattere. E adesso ho un'idea. Conosci qualche frase che potrebbe funzionare con questa ragazza? No! Devi scoprire le sue preferenze, no? Trasformati e potrai farlo facilmente. Con il cambio di DM? Ok, ci proverò. Ah, maledizione, ho sbagliato. Cerchiamo un Vortex innanzitutto. Niente Vortex qua. Qua è il Vortex, non mi fate fare di strada, eh. Cosa che hai detto prima, Mega? Di dare un'occhiata a questo navigatore. E
come? Semplice. Ora che ci siamo trasformati possiamo accedere al navigatore delle persone intorno a noi. Molto utile, eh? Troveremo delle informazioni che nessun altro può vedere. Non credo sia una buona idea. Tranquillo, non c'è niente di male. Beh... ok, ecco cosa c'è dentro il navigatore. Beh, c'è molto spazio qui. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Mega, non credo sia bello ficcare il naso nei navigatori delle persone, non credi? Perché? Non abbiamo cattive intenzioni. Non intendo dire questo, ecco... wow, ho trovato una specie di diario. Oh, benone. Allora, alla fine fai sempre quello che vuoi. Data XXXX, vabbè. Credo di avere gusti un po' particolari. Ho scoperto che mi piacciono le persone con una grande forza legame. Bene, andiamo a informare subito quel tipo. Chissà come reagirà. Cosa c'è? Ho notato una cosa dentro il navigatore. Il colore del profilo personale cambia in base all'attuale stato d'animo. Stato d'animo. Per esempio, quello delle persone preoccupate dei problemi o con dei problemi diventa rosso. Wow! Se vedi qualcuno con un profilo personale rosso, guarda dentro il suo navigatore e scopri cosa lo turba. Ops, mi sono dilungato. Infiliamo quel tipo dei gusti sulla ragazza, sui gusti della ragazza in fatto di uomini. Va bene. E tu, tizio con lo skyboard? Gliel' hai chiesto? Qual è il suo ragazzo ideale? Beh, deve avere una grande forza legame. Davvero? Allora non mi rivolge la parola perché la mia forza legame non è abbastanza alta. Credo di aver letto un articolo a riguardo, da qualche parte. Ormai le donne non guardano più i muscoli, ma solo la forza legame. Mi dispiace tanto per te. Beh, non mi do ancora per vinto. Devo solo aumentare la mia forza legame, così non mi sfuggirà. Bene, come promesso, ecco lo skyboard. Già ottenuto lo skyboard. Vuoi tenerlo, ragazzo? Ok, ora devo aumentare la mia forza legame. Bene, facciamo. Coraggio, proviamolo subito. Usare Skyboard? Sì, Skyboard, onda materia in attesa. Sono pronto, bene. E adesso... materializzazione, Skyboard. E questa è una figata. Wow! Fantastico, è così reale. Yahoo, sei pronto? Wow, parla! Cosa? Lo sapevi? Ma da dove vieni? Tutti gli oggetti di onda materia possono parlare. Io sono Holly, piacere. Sono uno sballo, eh? Yahoo! Oh, piacere mio. Non sono mai salito su uno skyboard. Credi sia sicuro? Tu ci metti l'azione e io la locomozione. Yahoo! Perché mai? Ok. Devi sentire il brivido. Abbandonati le braccia della velocità. Yeah! Ci proverò. Non capisco? Ah, non ci sai fare! Invece sì, ci stiamo muovendo un pochino. Ma cosa stai dicendo? Sei impazzito? Di questo passo arriveremo il prossimo anno! Qualche minuto dopo... ok, ci stai prendendo gusto, amico? Woohoo, che bello! Ora devo solo prenderlo. Già tenuto il biglietto, Buddha. Ok, torniamo indietro. Dobbiamo riportare questo biglietto a Bud. Ok, portiamolo a Bud. E possiamo andare a vedere Fanta paura poi. Oh, 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 è il mio biglietto! Già così ho il biglietto Bud a Bud. Sì, sei il mio salvatore, Gio. Grazie. I miei complimenti, Gio. Meno male che l'hai trovato, Bud. Grazie anche a te per averlo cercato, Press. Cerca di non perderlo più, d'accordo? Ora possiamo andare al cinema, finalmente. E il cinema dovrebbe essere questo qua. Nel centro shopping, il cinema. Wow. Ehi, che sia proprio lui! Oh, effettivamente sono passato davanti a Boreal senza neanche guardarlo. Eh? Oh, ehi, cosa fai di bello, Geo? Signor Boreal! Quanto tempo! Sai, ogni volta che ti vedo assomigli sempre di più a tuo padre. Lo credi davvero? Io e tuo padre eravamo amici, ecco perché posso notare la somiglianza. Cosa si fa qui, mio signor Boreal? Immagino che tu conosca già la tecnologia dei navigatori, no? Io ho collaborato a svilupparla. Sul serio? È fantastico! Ah, niente di che! Al primo piano del centro shopping c'è un rivenditore ufficiale di navigatori. Quando sono qui, esamino le relazioni dei clienti e i veri tipi di navigatori. Ai vari tipi di navigatori. Visto che ho contribuito a crearli, voglio sapere cosa ne pensa la gente. Beh, posso capire. Se hai bisogno di aiuto con il tuo navigatore, sai dove trovarmi. C'è qualcosa che vorresti sapere? No, grazie, signor Boreal. Se hai qualche problema, vieni pure da me. Ti aiuterò volentieri.
Ok. Benvenuti al cinema. Posso vedere i vostri biglietti? Gesù mi ha consegnato biglietti. Grazie. E film si intitola Fantapaura. È stato realizzato con le ultime tecniche di animazioni M3D. Wow, ammirate le immagini ad alta qualità prodotte dalle nostre onde. Inoltre, chi ha una forza di gamma superiore a 1000 potrà vedere il film del nostro speciale Legione d'Onore. Superiore a 1000? Nessuno di noi ha una forza di gamma così elevata. La pressa ha il valore più elevato, ma è solo 80. Quanto vorreste tenere nel Legione d'Onore? Ma oggi dovremmo accontentarci dei posti normali. La presa che si vantava tanto ha solo 80, cioè 30 più di me? Ok, andiamo. Wow. Il film sta per iniziare. Questo posto è spaventoso. Andiamo. Hai paura per caso? Credi davvero a quelli che dicono che questo luogo è infestato dai fantasmi? No, ma... È un attore reale? No. Secondo la Zekpedia è un'onda M. Con le onde materie si possono creare delle figure umane solide. E lo stesso vale per l'edificio sullo sfondo. Quell'edificio è una onda M? Wow. Anche la luna? Onda M. Non l'avrei mai detto. Che è stato? Ah, hai sentito anche tu? Non mi piace per niente. Oh, i brividi. Forza, andiamocene! Sì, andiamo. Yeah! Tre fantasmi. Ah! Ah! Oh, che paura! Che credo che il cuore si stia per fermare. Bello. Scappa! Oh, stupidi umani! Oh. Se parlano così, frasi lunghe, ci impiegherò mezz'ora. Fermi dove siete! È Ghostbuster questo! Siete spacciati, ectomostri! Oh, chi sei, umano che crede di poterci spaventare? Purtroppo per te, uomo di carne, è esattamente l'opposto. Io non sono un umano qualsiasi, ma un aspirafantasmi! Aspiratore, in azione! Oh? Ah, penso che sia... Eccomi sistemati! Wow, quell'aspiratore è una vera bomba! Da grande voglio essere un aspirafantasmi. No, credo di essere io il candidato ideale per quel lavoro. Tu potrai fare il fantasma se vuoi. No, invece, io come aspirafantasmi sarei di sicuro meglio. Vi devo ricordare che questo è solo un film. I ragazzi a volte sono così stupidi. Dai, non deludere i miei sogni. Il primo tempo del film è terminato. Il secondo tempo inizierà tra 15 minuti. No, sono già 15 minuti di registrazione, non si può fare. Ehi, questo è il momento giusto per prendere i popcorn. Popcorn caramellati! Questi film dell'orrore mi fanno venire sete. Sì, anche a me. Ok, andiamo tutti all'ingresso. Salve, in questo chiosco puoi comprare tutto ciò che desideri. Abbiamo una replica funzionante del mitico aspiratore di Fantapaura. Che ne dici? È stato creato con un'onda materia. Davvero? Non l'avrei mai detto. Ne voglio uno. Sono 10.000 zenni! Ma è un furto! Stiamo parlando di una replica di edizione super leggendaria. Non fa niente. Prenderò solo un sacco di frutta. Un sacco di frutta prendo io. Non mi serve altro. Me ne torno subito al mio posto. Eh? È ancora il tizio di prima. Altresì detto Hyde. Di nuovo quel tipo. Grande Lega, state guardando? Il vostro suddito Hyde sta per cominciare. Questo sarà il più grande film dell'orrore di tutti i tempi.
Che cosa hai in mente? Hyde torna indietro. Prima l'abbiamo visto alla torre Eiffel. Però sta per ricominciare il secondo tempo, quindi Hyde aspetterà. Inizia il secondo tempo del film. Siete pregati di tornare ai vostri posti. Meglio che mi sbrighi. Il secondo tempo del film sta per iniziare. Buona visione. Signora Spia Fantasmi, mi prego, mi aiuti, la prego, era il contrario. Ho detto davvero mi prego, l'aiuti? Oh, non servirà a urlare. Urlare non servirà proprio a nulla. Sto invertendo le parole. C'è qualcosa che non va. È il film? È così buio, non si vede niente. Hanno riacceso le luci. Ehi, che viene fatto il film? Signore e signori. Hyde? No, non è Hyde. Questo è il vostro giorno fortunato. Assisterete alla prima e unica proiezione di un film dell'orrore davvero speciale. Brusio in sala, ok. Un film speciale? Non c'è scritto sul biglietto. Ehi, ragazzo. Quel tipo non è un attore dei film. È una persona M vera e propria. Su serio? Un film scritto, diretto e interpretato dal grande Dark Phantom. Quindi sì, ragazzi, se avete visto prima la mia serie sul 3, Dark Phantom non è altro che Hyde trasformato. Sarà un evento storico, gente. E ora che lo spettacolo abbia inizio. Ha! Salve fantasmi, brusio in sala. Quei fantasmi non sono come quelli di prima. Oh no, sono virus, ragazzo. Virus M, qui? Cosa cavolo avrà in mente quel tipo? Voi del pubblico, preparatevi a essere terrorizzati. Cosa? Ah! Non so come dire Yarg. Che succede? Ah! Yao, anche questo Yao, non saprei come pronunciarlo. Nonno, ho paura! Che il cielo ci aiuti! Che storia è questa? Non può essere vero! Fidiamocela! Grande Lega, vi state godendo il film? Le urla di questi sciocchi umani rimbombano nella sala! Proprio come voi avete previsto! Perdonatemi, mi sto divertendo un po' troppo! Sto ancora cercando una graziosa eroina per il mio film dell'orrore. Ma finora non ho trovato la ragazza adatta. I provini si terranno qui, adesso. Trovata. Quella ragazza laggiù. Ovviamente non poteva scegliere nessun altro che Luna, eh? Io? Sei perfetta. E sa far teletrasportare le persone. Press? Dov'è? È stato imbavagliato sull'edificio. Aiuto! L'epilogo del film sarà girato in cima alla torre Eiffel. Ci state fino alla fine perché ci sarà un colpo di scena. Vi consiglio vivamente di esserci. Sembra che vi riusciate. Ah! Press! È sparito! Cosa sta succedendo? Chi era quell'uomo? Non lo so, aveva un potere straordinario. Non saprei dirti altro, purtroppo. Devo seguirlo. Wow, che ti prende? Non sei spaventato? Sì, ma l'ho presa in pericolo, quindi non è il momento di fare i fifoni. Inoltre, so che se mi succedesse qualcosa, la presa sarebbe la prima a venire in mio soccorso. Ecco perché devo andare. Presto, dobbiamo salire in cima, alla torre Eiffel. Tipo, alla Batcaverna! Però invece in questo caso è alla torre Eiffel. Quindi ragazzi, io mi fermo qua con questo... Wow, sullo schermo super veloce ci sono i fantasmi. E quindi ragazzi, vi do subito un altro momento. Mettete piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Perché io sto perdendo il mio italiano e probabilmente registrerò ancora un altro giorno.